Prima gara di ritorno, bella 3-0, pulito, tranquillo, cosa ci racconti di questo incontro? Abbiamo perso questa prima partita contro loro a casa loro, e adesso abbiamo giocato bene, secondo me abbiamo giocato il primo set molto molto bene, muro difesa, e no, bella partita, bel pulito, sono molto contenta. Come spesso accade, dopo un primo set è abbastanza facile, c'è sempre un secondo set un po' più difficile. Sì, era già un po' alla fine del primo set che abbiamo perso un po' l'attenzione e ci sono cadute qualche palle che sono un po' facile. Poi il secondo set è un po' più fatica, però cioè, sappiamo che è una bella squadra, a un certo punto sono iniziato ad attaccare forte e noi abbiamo abbassato un po' la tensione. Domanda subito sull'incontro di domenica prossima a Chieri. Sì, anche una bella squadra, ma ok, adesso ho fatto 2 settimane con la Caia, so bene che cazzo che dobbiamo fare contro di lei, e allora no, aspettiamo ancora una partita molto molto pesante. Gennaio sarà pesante perché giochiamo ogni 3-4 giorni e dobbiamo essere sempre pronte. E da ultimo ti chiedo cosa ci racconti della tua nazionale. Beh, dico solo peccato, sono un po' triste perché abbiamo giocato bene secondo me, però sempre alla fine mancava qualcosa, il primo set contro Germania, la partita contro Turchia, secondo me potevamo anche arrivare in semifinale e poi tutto è possibile e non l'abbiamo fatto, allora sono un po' sì, peccato. Grazie mille. Prego. Bene, girone di ritorno, un bel 3-0, così piccola vendetta contro la sconfitta dell'andata. Sì, sicuramente è una squadra da temere, anche se stasera le ho viste molto molto scariche, poi insomma con il fatto che se n'è andata De Gradi e Santana non era disponibile, sicuramente abbiamo avuto anche questa grande occasione, penso che non sia mai successo che Busto abbia vinto 3-0 con Sacchasciano perché è un po' la bestia nera, quindi siamo molto molto contenti, non abbiamo sicuramente giocato benissimo, a parte qui il primo set che siamo partite belle cariche, poi ci siamo un attimo un pochino spente, però l'importante era portare a casa il 3-0. Adesso arriva un periodo tosto con le partite che contano. Sì, assolutamente, adesso è un mese veramente veramente tosto, quindi dobbiamo sicuramente fare meglio di quello che abbiamo fatto vedere stasera e già da dopodomani insomma torniamo in palestra cariche per una nuova sfida. Chieri, cosa ci racconti? È andata 3-0, però anche lì non sarà facile. No, sicuramente è un palazzetto difficile con un pubblico molto molto difficile e quindi noi dobbiamo stare concentrate al massimo e cercare di portare a casa i 3 punti che per noi sono veramente fondamentali e in più una vittoria che fa sempre buon umore per presentarci poi alle Coppe Italia insomma al massimo. Grazie mille. Grazie.